Benvenuti in questo nuovo video sul canale di Luxury Academy. In questo video parleremo di come creare clienti che siano poi ambasciatori del proprio marchio. Quindi prenderemo le best practices di alcune luxury brand e poi vedremo come delle piccole e medie imprese italiane l'abbiano, e soprattutto la mia, Rifa, che produce mobili da bagno e arredamento bagno e cucine di alta gamma, le abbia poi trasformate e messe a terra per essere, diciamo, adattate anche al panorama delle PMI. Proprio il metodo di studio, la metodologia di studio di Luxury Academy è quella di andare a studiare quello che fanno i luxury brand più importanti del mondo, adattarli al sistema delle PMI italiane, quindi ovviamente la grande discriminante è il budget, budget infinito contro budget estremamente limitato, e però adattarle per farle funzionare anche nel caso delle PMI italiane, quindi accedere a una fascia di clienti alto spendenti e di alto livello con queste tecniche di brand e di marketing. Quindi oggi lo scopo del video è proprio quello di trasformare i nostri clienti, i propri clienti, in ambasciatori del marchio. In questo video scopriremo quindi perché è importante che ogni marchio abbia dei clienti ambasciatori e come fare per raggiungere questo scopo. Partiamo subito parlando della differenza tra le big company e le piccole e medie imprese. Luxury brand, la grande differenza è nel budget. Una big company ha accesso a capitali ben differenti rispetto alle PMI italiane. Ma il nostro scopo in Luxury Academy, come dicevo prima, è quello di studiare i big brand, i big luxury brand, prendere le loro migliori idee e applicazioni e metterle a terra per essere applicabili dalle PMI, dopo averle testate sulla mia principale azienda, che è appunto, come dicevo prima, Rifa. Potete visitare il nostro sito per le referenze su www.rifa.com. Quindi, in particolare, il luxury brand ha accesso a le grandi aziende a budget pressoché infiniti, mentre noi piccoli imprenditori dobbiamo essere attenti e investire al meglio le nostre risorse. Ma in particolare nel settore del bello ben fatto, ovvero quel particolare segmento di mercato che premia i prodotti finali di consumo ad alto tasso di emotività, design e qualità, ovvero i valori del Made in Italy, la differenza di capitali non è ancora un fattore discriminante per trasformare sconosciuti in ambasciatori del marchio. E in questo video vedremo come. La vera differenza tra big company, luxury brand big company e PMI è nella notorietà degli ambasciatori. I luxury brand più importanti al mondo trovano i loro testimonial in personaggi noti a livello mondiale, sia ne sono sportivi, attori, donne e uomini dello spettacolo, addirittura ex capi di Stato. Nelle prossime slide andremo quindi a studiare le più importanti campagne dei luxury brand con clienti ambasciatori, e al termine di esse ci chiederemo qual è la sfida delle PMI, dando al termine del video una risposta. Quindi iniziamo a vedere delle campagne di ads dei luxury brand più noti a livello mondiale. Prendiamo come esempio il Mandarin Oriental. Mandarin Oriental International Group Limited è un gruppo di investimento e gestione alberghiera di Hong Kong, che si concentra su hotel, resort e residenze di lusso, con un totale di 33 proprietà intorno al mondo. Non è una catena enorme, è una catena sommato di piccole e medie dimensioni, certamente, però l'eccellenza della location, del prodotto finito, quindi dell'hotel e del resort, e soprattutto del servizio che Mandarin Oriental offre ai suoi clienti, la fa uno dei leader, se non il leader, nel settore di lusso degli hotel mondiali. E hanno attivo una campagna pubblicitaria che si chiama I'm a Fan, attiva da ben 21 anni, essendo lanciata nel 2000, quindi 22 anni, e collega in modo semplice ed elegante il simbolo ben conosciuto del gruppo, il ventaglio, e con le celebrità internazionali che soggiornano regolarmente negli hotel e sono veri e propri fan di Mandarin Oriental. Le campagne hanno protagonisti personaggi come Stanley Tucci, Helen Mirren, Liam Neeson e Morgan Freeman e tanti altri. Ad esempio vediamo Andy Murray, tennista due volte vincitore di Wimbledon, quindi I'm a fan of Mandarin Oriental, piuttosto che The Free Rush, premio Oscar, I'm a fan of Talent, I'm a fan of Elegance and Style, I'm a fan of Mandarin Oriental. E la campagna pubblicitaria è He's a fan, lui è un fan. E poi andiamo a
vedere che tipo di video comunico, con quale tipo di video comunico. Questo è un video che va a colpire il lato emozionale, il lato destro del cervello, perché il cliente, come abbiamo visto nel nostro corso dal vivo Immagini di Lusso, che si è appena chiuso a Milano, ci sarà la prossima edizione a ottobre del 2023. Le campagne pubblicitarie dei luxury brand e delle PMI italiane che operano nel settore della fascia alta di mercato, sia di prodotti che di servizi, sono sostanzialmente basate su questo concetto. Colpiamo il cervello destro, che è quello dell'emozione, quello delle decisioni impulsive, no? È quello delle decisioni emozionali, con un video emozionale, e poi andiamo a supportare la scelta, diciamo, fatta dal cliente a livello emozionale e impulsivo, con degli elementi razionali che andremo poi a spiegare in dei video più tecnici di applicazione e di spiegazione del nostro prodotto o servizio. E questa cosa, e quindi diciamo, il cervello sinistro poi giustifica la parte del cervello destro, le motivazioni razionali dell'acquisto, mentre in realtà è il cervello destro, quello emozionale, che decide di acquistare un prodotto o un servizio di lusso, di alta gamma. E adesso andiamo a vedere poi appunto la campagna World of Fans, quindi un video emozionale di Mandarin Oriental, che comunica così con i suoi potenziali clienti. Questo è come comunica Mandarin Oriental con un video emozionale, e la cosa interessante di questo video è poi anche studiare il copy. Quindi il copy è completamente opposto a un copy molto in voga in questi anni in Italia, che arriva da una particolare scuola americana di risposta diretta, direct response, e che in questo caso specifico delle aziende di alta gamma, anche PMI, non è il caso di usare, soprattutto in una campagna di conoscenza del marchio. È possibile usarlo con toni più morbidi, raffinati, eleganti, in una campagna pubblicitaria invece di conversione su un pubblico caldo, ma questo sarà argomento di un altro video. Quindi invece in questo caso loro hanno usato quello che Simon Sinek, che è un mentore, uno scrittore americano, chiama Start With Why. Quindi partire sempre in questo tipo di copy, in questo tipo di copy emozionale, dal why, cioè dal perché: qual è il tuo scopo, qual è la tua causa, sono i tuoi valori, per poi andare a spiegare l'how, quindi il tuo processo, quindi una specificazione che realizza il tuo why, il tuo perché, e poi il what. Il tuo processo, quindi why, how, what, quindi perché, come e cosa, e il tuo processo, qual è, cosa fai, qual è quello che fai per mettere in leva il why, no? Quindi quali prodotti offri, quali servizi offri, e spieghi il processo. E quindi questo è esattamente il modo in cui si scrive un tipo di copy emozionale adatto per un video di questo tipo, partendo dal why, spiegando l'how, e poi arrivando alla parte più esplicativa del prodotto e servizio che noi offriamo. Oltre la campagna pubblicitaria, l'ambasciatore del marchio Mandarin Oriental crea dei contenuti digitali, video e intervista per alimentare il content marketing del marchio sul proprio sito e sulle principali piattaforme di diffusione del contenuto online. Mandarin Oriental poi produce riviste pubblicate da una casa editrice ufficiale, sia sotto forma di mensile che sotto forma di quotidiano. Ovviamente non è un vero e proprio quotidiano, ma è solo dei fogli da sfogliare, stile
quotidiano, il Corriere della Sera, per intenderci, che quando andate, diciamo, nell'hotel, nelle camere, trovate sia la rivista ufficiale che questo tipo di quotidiano. Adesso vediamo un altro video con Stanley Tucci protagonista e spiega il perché lui è fan della marca. I'm a fan of food. I'm a fan of my grandmother's potato croquettes, of my mother's cooking, of the ragu my father's family made, of my wife's beef Wellington. I'm a fan of art, of Giacometti, of Rauschenberg, and Robert Motherwell. I'm a fan of Cole Porter, all the songs from the 30s and 40s, the classic American songbook. I'm a fan of acting. I'm a fan of directing. I'm a fan of archaeology and museums. I'm a fan of London. I'm a big fan of 5 o'clock martinis. I'm a fan of style. I'm a fan of Mandarin Oriental. Questo è appunto il video di Stanley Tucci dove va a spiegare al pubblico perché lui è fan e ovviamente tutti questi video poi li fanno con gli altri testimonial e con altri fan della marca. Adesso che abbiamo visto come una delle più grandi aziende del mondo, che rappresenta il luxury brand, usa dei personaggi famosi che diventino dei loro fan e quindi testimonial, andiamo ad adattare questi insegnamenti alla sfida delle PMI. Quindi qual è la nostra sfida? La nostra sfida come piccoli e medi imprenditori italiani è quella di raccontare storie dei propri clienti non famosi e far sì che loro si trasformino in ambasciatori a costo zero per l'azienda. Per fare ciò è necessario profilare il cliente a seconda delle fasi d'acquisto del prodotto o servizio che offre le PMI. Quindi ho analizzato 7 profili che vanno dal consumatore che non conosce la nostra marca fino al brand ambassador. Ogni profilo che sfugge a una numerazione progressiva della marca è quello del fan della marca. Adesso vediamo il perché. Quindi abbiamo sostanzialmente 6 profili che arrivano in sequenza, quindi dal più freddo al più caldo, e il fan della marca che invece è trasversale perché non rientra in nessuna categoria, poi vedremo il perché. Quindi il primo, più freddo, è il consumatore che non conosce la nostra marca. Poi avremo il consumatore che conosce la nostra marca. Avremo la terza categoria che è il cliente, quindi il cliente che è quello che ci dà i soldi in cambio di prodotto o servizio. E da lì arriva la sfida di trasformare questi clienti in brand ambassador. Quindi avremo il livello 4, che è il livello avvocato, cioè il cliente che rilascia una recensione magari su Google e diventa un brand advocate, cioè un avvocato del brand, l'ambasciatore, quindi il cliente che rilascia una videotestimonianza, diventa brand ambassador, ok? O il livello più alto è quello che abbiamo visto di Mandarin Oriental, che è l'ambasciatore, brand ambassador della Big Company, l'attore famoso, l'ex capo di Stato, il testimonial. L'ex capo di Stato, ad esempio, Mikhail Gorbaciov, ex segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e quindi capo di Stato della fu Unione Sovietica e oggi Russia, è stato ambasciatore ad esempio di Louis Vuitton, no? Negli ultimi anni della sua vita. E ovviamente a noi a questo tipo di personaggi è difficile che ci arriviamo, quindi in realtà la nostra profilazione si ferma al punto 5, al cliente che rilascia una videotestimonianza. In questa grafica andiamo a riassumere i 6 step, quindi dal più freddo al più caldo, con il fan che è trasversale dal consumatore che conosce la marca, che non è ancora nostro cliente, ma comunque può essere un fan della marca, fino ad arrivare all'ambasciatore che rilascia una videotestimonianza. E perché? Un profilo che sfugge alla numerazione progressiva è quello del fan della marca, perché una persona può essere fan della marca senza essere un consumatore di essa e neppure essere in target, che è il vero segreto dei brand di lusso. Ad esempio, prendiamo l'azienda più famosa al mondo nel Made in Italy, è la Ferrari, che ha milioni di tifosi sparsi nel mondo che tifano per la scuderia Ferrari senza però né essere né clienti né potenziali clienti, perché
perché sappiamo tutti che una Ferrari parte da 250.000 euro di listino e hai la lista d'attesa, ok, per diventare cliente. Per restare invece nel campo dell'automotive, Porsche USA fece una campagna televisiva un decennio fa con protagonista il loro prodotto più iconico, la 911, e diciamo, in questo spot un bambino di 8-10 anni disegna a scuola la forma iconica della Porsche Carrera dopo che la vide passare dalla finestra. Al suono della campanella si reca in bici al concessionario Porsche più vicino chiedendo a un allibito venditore di salire sull'auto e il suo biglietto da visita, e congeda il venditore dicendolo ci vediamo circa fa circa 20 anni. Quindi questo è un classico esempio di fan che non è nostro cliente, però è il suo sogno diventarlo e quindi si pone l'obiettivo di diventarlo da qui a 20 anni. E la voce narrante conclude lo spot con questa frase: c'è una cosa curiosa riguardo una Porsche, c'è il momento in cui che sai che ne vuoi una e c'è il momento in cui la possiedi. A volte passano delle decadi tra questi due momenti. E vediamo in questo momento lo spot di cui vi ho parlato prima. Okay, class, let's quickly review Europe. Can anyone tell me what country this island is? Noah? Ireland? Very good. And just under that we have a continent. Who knows what continent? William, can you tell us what's so interesting out the window? Okay, pay attention this time, okay? Can I help you? Yeah, do you have the new 911? Yeah, it's right over here. You want to get in? Really? Sure. Do you have a business card? Sure. Thanks. I'll see you in about 20 years. It's a funny thing about a Porsche. There's the moment you know you want one. There's the moment you first own one. And for the truly afflicted, there's the decade or two that passes in between. From its first days on the road over 40 years ago, the 911 has ignited the kind of passion in drivers that only a Porsche can. And now, once again, it is poised to redefine what's possible. Introducing the new 911 Carrera. It is, quite simply, the purest expression of who we are. Porsche. There is no substitute. Quindi anche in questo caso Porsche ha utilizzato un video emozionale che colpisce il lato destro del cervello, quello emozionale, quello che prende le decisioni sulla base delle emozioni, e poi giustificherà l'acquisto, la razionalità di un acquisto così importante con dei video del marketing di contenuto adatti al cervello sinistro, quello della logica, quindi andando a specificare i contenuti tecnici, il tipo di motore, le sospensioni, la qualità degli interni, la qualità della produzione, in modo che il cliente si senta, tra virgolette, legittimato a spendere così una cifra così importante. In realtà lui l'acquista per soddisfare il suo ego, per andare a
ascoltare sul lato destro del cervello e per procurare un senso di invidia nel suo inner circle, che lo vedranno come una persona di successo, che è la vera chiave perché le persone acquistino i prodotti dei marchi di lusso. Quindi il nostro compito come imprenditore è trasformare i nostri marchi in marchi importanti del settore della fascia alta, pur magari avendo la proprietà di una piccola azienda, ma che il cliente ci riconosca come un prodotto, tra virgolette, o servizio status symbol, in modo che il cliente si senta orgoglioso di acquistarlo e di mostrarlo al proprio inner circle. Questo è il punto d'arrivo finale di quello che ogni imprenditore italiano di una PMI dovrebbe ambire. Quindi, due concetti fondamentali: a un marchio di alta gamma, anche PMI, pubblicizza il proprio brand e i propri prodotti non solo ai clienti target, ma anche a una fascia di consumatori che non può permettersi l'acquisto del prodotto. Lo fa per aiutare le persone a posizionarsi nella società del consumo e per farlo deve comunicare alla massa nello stesso modo in cui comunica ai clienti potenziali, per generare un senso di appartenenza, club esclusivo di clienti della marca, e generare un senso di desiderio e di invidia ai consumatori attratti dal brand ma che non sono in target. Il senso di invidia della massa aiuta a posizionare i prodotti di alta gamma e i loro clienti nel posizionarsi personalmente nella fascia alta nel gioco della scala sociale. B, possono passare mesi, come magari anni, come magari nel nostro caso quando una persona vuole acquistare una cucina passa mesi a informarsi o a scegliere il proprio marchio preferito, anni o decenni come nel caso della Porsche, dal momento in cui il consumatore decide di volere un prodotto di un marchio d'alta gamma al momento in cui esegue l'acquisto. Per tutto questo lasso di tempo è fondamentale che il brand sia presente nella vita del potenziale del cliente e oggi, essendo una PMI, questo è possibile sfruttando la rete di internet e i canali di social network e condivisione dei video, quindi creando marketing di contenuto e diffondendolo online. Il primo gradino da scalare è quindi far conoscere il nostro marchio e i nostri prodotti a utenti in target e collateralmente anche al resto del mercato, come abbiamo visto. Fino a 5-7 anni fa questo passaggio era quello più oneroso di tutto il processo, con le aziende, in particolare le PMI, impegnate in campagne pubblicitarie generiche e organizzazioni di fiere sia SB2B che B2C. Questi anni l'avanzata del web, dei motori di ricerca, dei social network sono stati fondamentali per le PMI che hanno sviluppato competenze digitali interne per una rapida diffusione dei brand e dei prodotti ad essi collegati. Padroneggiare queste competenze sarà sempre più un fattore determinante per il successo delle PMI. Qui vediamo un grafico esemplificativo del brand che ha un brand di alta gamma che vende a prezzi più alti rispetto alla media del mercato, ha un cliente target potenziale intorno al 24% della popolazione italiana e 18% mondiale, poi abbiamo spiegato nel corso Margine d'uso perché queste percentuali, e lui deve colpire esattamente questo target, ma per colpire questo target deve anche comunicare a una massa di persone che non possono permettersi di acquistare il prodotto, ma che desiderano essere fan della marca, affinché il cliente target che può acquistare il prodotto e il servizio venga riconosciuto dalla massa come una persona di successo che ha potuto acquistare questo status symbol. Quindi questa fase è quella più delicata, è qua che il consumatore decide se acquistare il nostro prodotto oppure no, è necessario organizzare delle campagne online a step, in questo caso a 2 step, si è ridotto da 4 step a 2 step perché il discorso di iOS 14 e tutto il discorso del remarketing di Apple ha fortemente condizionato le campagne pubblicitarie online, quindi quello che abbiamo spiegato nel corso è che è importante passare da 4 step a 2 step, uno di presentazione e uno di conversione, che portino l'utente a una sempre più conoscenza e interazione della marca e dei suoi prodotti. Queste campagne online devono poi essere incrociate con iniziative offline, quali eventi di presentazioni, lancio prodotti, se l'utente ne manifesta la necessità, con visite fisiche nei punti vendita. In questo momento l'utente diventa cliente e quindi è quando scambia i soldi in cambio di un nostro prodotto o servizio. E questa è una definizione importante che è mia, cioè il cliente compra prima un brand e quello che rappresenta, quindi lo status symbol, il prestigio, creare invidia sociale nei confronti del proprio inner circle, ma poi il marchio viene giudicato dal prodotto e dell'esperienza acquisto. Quindi è logico lavorare sul brand, sul marketing, e poi non bisogna mai dimenticarsi di
comunque il prodotto o servizio offerto deve essere di altissima qualità, perché poi il consumatore compra il brand, ma poi giudica l'azienda dal prodotto e dal livello del servizio clienti che l'azienda offre. Qualità, affidabilità, design, esperienza d'uso sono i fattori determinanti nel giudizio del cliente sul prodotto acquistato. L'interazione umana, sia durante con il venditore che dopo, eventuali tecnici per installazione del prodotto, post vendita, è determinante nel giudizio del consumatore. Punto 3. Cliente. Quindi continuiamo nella fase del video dove analizziamo i clienti. Più il prodotto è valido e l'esperienza di qualità, maggiori saranno le probabilità che il cliente diventi un brand advocate o un brand ambassador. La differenza è che il brand advocate è il cliente che vi lascia la recensione su Google, il brand ambassador è quello che vi lascia la video testimonianza. Mantenere il rapporto con il cliente anche dopo l'acquisto è una chiave di successo dei luxury brand, sia Big Company che BMI. BMW, Land Rover, M&G il Dozzegno sono esempi di luxury brand che inviano magazine e cataloghi cartacei ai loro clienti per tenere viva la relazione. E qua abbiamo, ad esempio, Histories, che è il magazine di Louis Vuitton che spedisce a casa dei propri clienti, no? Per mantenere viva la relazione, la stessa cosa che poi fa Mandarin Oriental e tutti i marchi che abbiamo citato. Anche Rifa, la mia azienda, PMI nella fascia di cucina e bagni, invia a casa dei propri clienti Rifa Magazine, una rivista di più di 154 pagine prodotte in 4 lingue, italiano, inglese, francese e tedesco, con il medesimo obiettivo dei big brand, fidelizzare il cliente e stimolare il passaparola. Quindi adesso vediamo se riusciamo a trovarla, eccola qui, questo è l'esempio di una di due riviste Rifa Report, che sono le riviste, questa è praticamente una Bibbia di 176 pagine, ok, che è la nostra rivista ufficiale in italiano di Rifa, come esattamente Vuitton, diamo a casa dei nostri clienti o lo lasciamo nei nostri showroom. Ok, è praticamente Architectural Digest sotto forma di House Organ di Rifa. Questo è un altro esempio, è la prima versione. Ok, ma non solo, noi abbiamo quindi la mia seconda azienda, che è Luxury Academy, che è un'azienda di editoriale e di formazione, pubblica il mensile Luxury. Qui abbiamo ad esempio Bartolini in copertina, piuttosto che Gianmario Verona o Giovinazzi, quindi dove tutti i mesi intervistiamo personaggi famosi della cultura, dello sport, del business, delle aziende, dello spettacolo, e raccontiamo storie di successo agli abbonati della rivista, perché la rivista è in vendita, potete acquistarla su luxuryrivista.com abbonandovi, oppure la spediamo anche ai nostri clienti Rifa per mantenere mese dopo mese il rapporto con i clienti, no? Vedete, analisi sociali, interviste, una rivista fatta da giornalisti professionisti registrata al Tribunale di Milano. È una rivista da collezione, quindi il nostro cliente o il nostro abbonato la tiene sul proprio, questo è il vettore della Bocconi, la tiene sul proprio coffee table, ok? E in modo che sia posizionato come un cliente di successo Luxury, perché quando si entra in casa sua si vedrà la rivista Luxury. Qui abbiamo Giovinazzi, pilota prima dell'Alfa Romeo, della Ferrari, di Formula 1, tutti i mesi pubblichiamo 112 pagine, lo spediamo ai nostri clienti, lo spediamo agli abbonati, così che un suo visitatore entra in casa, vede una cucina Rifa, vede la rivista Luxury e si fa un'idea di chi è il proprietario di casa, piuttosto che semplicemente l'abbonato, che non ha magari una cucina Rifa, però è sicuramente un segno di distinzione sociale, oltre che informare le persone sulla fascia alta di mercato tutti i mesi. Quindi qui vediamo Rifa Report, adesso la slide, piuttosto che la rivista Luxury. Quindi, una volta che diventa cliente, il primo passo da far comprare al cliente affinché diventi un qualcosa di più è quello di trasformarlo in brand advocate. I clienti advocate, cioè avvocati, sono estremamente fidelizzati al brand, con cui hanno avuto esperienze positive e con cui mantengono una relazione nel tempo, tanto da essere disposti a parlare volontariamente della loro esperienza. Sono dei veri e propri portavoce che fanno pubblicità al brand gratuitamente e si fanno portavoce dei valori che lo contraddistinguono. Solitamente scrivono commenti, feedback e recensioni sui prodotti dell'azienda,
o semplicemente utilizzano il passaparola con amici e parenti influenzando positivamente la reputazione del marchio. Si tratta di pubblicità gratuita, spontanea e disinteressata che l'azienda ottiene da fonti attendibili e veritieri, molto più persuasive di una normale campagna pubblicitaria che l'azienda potrebbe sviluppare. Quindi ad esempio una nostra cliente Chiara Longoni, 5 stelle su Google, ha acquistato una cucina da noi, poi ha cambiato casa, ha acquistato una seconda cucina e ci rilascia una testimonianza molto importante dove parla della nostra azienda, il design, la qualità dei materiali, l'esperienza di acquisto, una garanzia di risultato, esperienza di qualità, serietà professionale, come sempre esperienza al top. Queste sono le recensioni che voi dovete collezionare chiamando i vostri clienti dopo che hanno acquistato il prodotto o il servizio. Ovviamente il prodotto deve essere erogato, il servizio ai massimi livelli. Lo step successivo, che è il punto d'arrivo per le aziende, le PMI, che non possono accedere ai testimonial importanti come nel caso di Mandarin Oriental, Witton o tutte le altre aziende del lusso, è il cliente che vi lascia una video testimonianza e diventa brand ambassador. Cliente 5, ambasciatore, cliente che vi lascia una video testimonianza e diventa un brand ambassador. Quindi il passaggio da cliente avvocato a cliente ambasciatore è quando il consumatore decide di accettare la proposta di una video recensione sotto forma di una video intervista. Ovviamente sia nel caso di Google che nel caso di brand ambassador, quindi la video testimonianza, è come se vi facciamo una vendita al cliente. Quindi dovremmo avere una persona in azienda, che sia il titolare, se è una piccolissima azienda, che sia una persona dedicata dell'ufficio commerciale, se sia una piccola media azienda, che chiama i clienti e chiede espressamente la recensione su Google o la videotestimonianza. In questo caso è come rifare una vendita. In questo caso il cliente ci mette la sua faccia in un video e lo fa solo se è sicuro dell'azienda che promuove. Per l'azienda il vantaggio è multiplo. Può condividere l'esperienza dell'utente nei propri canali di comunicazione di proprietà come il sito, il blog e i social network. Inoltre l'utente condividerà a sua volta il video nel suo inner circle di conoscenze o sui propri profili social. Anche in questo caso si tratta di pubblicità gratuita. I brand ambassador delle PMI ovviamente non sono retribuite. Qua vediamo un esempio di una nostra cliente. Siamo andati a trovare dopo l'installazione della cucina a cui abbiamo chiesto una video recensione. Buongiorno a tutti, sono Laura e mi trovo in compagnia della nostra cliente Elisa. Ciao Elisa. Ciao Laura. Elisa ha scelto la filosofia e lo stile Rifra per arredare la sua cucina. Esatto. Precisamente ci troviamo in Val di Gezzo, nella famosa Val di Gezzo, in provincia di Verbania, sì. E vicinissima alla famosa Domodossola. Esatto. Ma Elisa, come hai conosciuto Rifra? Noi cercavamo la cucina dei sogni, quindi come si fa ultimamente siamo andati su internet e vi abbiamo trovati. Una testimonianza così sono molto importanti per costruire l'immagine di serietà, di affidabilità e creare intorno all'azienda un clima di fiducia che trasformi i visitatori di un sito o di un canale YouTube o di una pagina social in potenziali clienti, clienti e poi brand ambassador, avvocato o brand ambassador. Il punto 6, che è il punto finale dove arrivano le grandi aziende, è territorio delle big brand, cioè attori, ex capo di stato, sportivi, pagati profumatamente dalle aziende in cambio dell'immagine di testimonial. Noi non possiamo usare questo tipo di testimonial perché non abbiamo ovviamente le risorse finanziarie. L'unica cosa che potremmo fare, che possiamo fare, è utilizzare degli influencer che popolano in particolare il canale Instagram. In questo caso la domanda da porsi è se l'influencer è coerente con i valori del mio marchio e se successivamente questo allineamento porta delle vendite all'azienda. Questo punto, che non a caso è l'ultimo dei 6-7, considerando i fan come il bambino che vuole la Porsche, è da prendere in considerazione solo se si sono sviluppati nella sua totalità i punti precedenti. Quindi ovviamente prima di arrivare qua devi sviluppare tutta la parte di recensioni su Google, tutta la parte delle video recensioni e video testimonianze dei propri clienti. Questo è l'unico caso anche delle PMI dove gli ambasciatori vengono retribuiti. Ma è veramente da prendere con le pinze dopo aver fatto tutti i passaggi che ho spiegato in questo video. Quindi riepilogando, la sfida delle PMI è quella di trasformare i propri clienti in ambasciatori del marchio. In questo video abbiamo visto come fanno le luxury brand, come si fa in una piccola media azienda, come la mia di produzione, e
i vari passaggi che dobbiamo compiere per far trasformare un consumatore che non conosca la marca a un consumatore che conosca la marca, diventi cliente, diventi avvocato e diventi ambasciatore, quindi diventi un fan della marca. Quindi io vi ringrazio per la visione di questo video, vi do appuntamento ai prossimi video, potete sottoscrivere il canale o iscrivervi alla nostra mailing list per non perdere nessun tipo di aggiornamento. Se volete saperne di più invece sulla nostra scuola di formazione, la nostra azienda editoriale che pubblica la rivista, libri, formazione invece, corsi dal vivo e videocorsi, cliccate nel link che trovate in descrizione per accedere direttamente al nostro sito internet. Spero che questo video vi possa aiutare nella vostra attività e ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Un caro saluto dalla Luxury Academy.